potremmo chiudere. Martedì scorso un affollato forum al centro congressi Marconi, promosso dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Scibilia e dal commissario Giovanni Arnone sul problema dell'isola pedonale. Sono state sentite varie campane, ora si attende la decisione da parte del comune. Abbiamo con noi il presidente del consiglio comunale Giuseppe Scibilia, al quale chiediamo se può anticiparci qualcosa. A più che anticipare, posso confermare quelle che siano le intenzioni del commissario. Ritengo che il commissario abbia già deciso di chiudere il centro storico 24 ore totalmente, in ogni caso. E ritengo che questo sia il primo passo per poi estendere la chiusura a tutto il centro storico. Ripeto, non è la chiusura del centro storico, ma è un'isola pedonale, significa una semplice strada. Tutti sappiamo gli alcamesi, le difficoltà per poter fare due passi nel corso stretto, con un marciapiede di 10 cm in fila indiana, con le macchine che assediano, con lo smog, tant'è vero che il comitato spontaneo si chiama Bassa Smog e ci ha sostenuto molto perché è composto da 63 istituzioni, comprese le scuole, comprese anche associazioni di vario tipo, insomma abbiamo finalmente la città, dice la sua, noi stiamo semplicemente seguendo la città. Come cercherete di conciliare le esigenze dei commercianti con le esigenze dei cittadini che chiedono da tempo uno spazio libero dalle polvere sottili e dalle auto che camminano per poter riscoprire il corso stretto e di conseguenza con grandi vantaggi soprattutto per gli operatori economici che operano in tale zona? Tutti sappiamo il valore storico del corso stretto, basta vedere le opere artistiche che ci sono, le chiese, dalla chiesa Madre, la chiesa del Soccorso, la chiesa San Francesco, abbiamo veramente ciò che c'è nel corso stretto in tutta la Svezia e la Norvegia messa assieme non ci sono, ma è chiaro che è impossibile vederle perché non è possibile coniugare una semplice passeggiata o un gruppo di turisti con il traffico che c'è, però io devo anche avere rispetto per i commercianti che hanno le loro esigenze, che investono, che sono imprenditori, che hanno investito anche i loro averi e che hanno la loro vita lì, quindi ho proposto nella stessa sede dell'incontro del forum, ho proposto la possibile riduzione al 50% della TARI, la tassa sui rifiuti, ho proposto gli affitti agevolati, insomma dobbiamo lavorare in sintonia, non si è mai sentito che una sola parte decide, è chiaro fare così, ma è sicura sta cosa che noi abbiamo bisogno di riapproparci del corso stretto e del centro storico. Quindi mi pare di capire che al di là di tutti i protocolli che si sono fatti in passato e che sono rimasti lettera morta, che oggi chiudiamo, da domani in poi si inizia a discutere per come rilanciare il centro storico e soprattutto come fare a riabituare gli alcamesi a passeggiare nel corso stretto. Guardi, la politica è scelta, cioè non possiamo più aspettare, noi abbiamo scelto, poi se c'è da fare un passo indietro siamo pronti anche a fare non solo uno ma anche due passi indietro se la cosa non funziona.